I commercianti del centro storico si uniscono in una protesta lunedì 14 novembre, in presenza anche di alcuni comitati di quartiere, sindacati e Confesercenti. I partecipanti si sono dati appuntamento a partire dalle ore 10 davanti al Palazzo del Carmine. Una manifestazione contro la ZTL e attraverso cui viene anche chiesto che Corso Umberto venga riaperto al transito delle autovetture durante il periodo invernale. Chiediamo che la ZTL venga eliminata. Chiediamo anche che questa isola pedonale davanti al comune sia decisamente tolta, perché spacca la città in due, si crea una specie di circonvallazione e porta le persone fuori completamente dal centro storico, facendo vedere alle persone che vengono da fuori la parte più brutta del centro storico. Le nostre difficoltà da 2 anni e mezzo a sta parte sono quelle che ormai le persone si sono disabituate a scendere in centro storico, perché trovano uno sbarramento davanti al Credito Siciliano al sabato pomeriggio. Lì si comincia a creare una coda, arriva fino in Piazza Europa ed oltre. La gente si stanca, chi non vuole aspettare perché c'è almeno mezz'ora di coda, torna indietro e se ne va via. Noi ormai siamo disperati, chiediamo al sindaco, e gliel'abbiamo detto tante altre volte, di togliere quest'isola. Noi non abbiamo nulla contro di lui. Le ZTL purtroppo a Catania, a Palermo, a Milazzo non funzionano più. Quello che chiediamo è una delle tante cose. È un documento che abbiamo scritto e presentato a suo tempo più volte al sindaco Ruvolo. E purtroppo tante volte si tratta di cose anche banali, ma a cui non hanno dato mai seguito. Più di promesse non abbiamo mai registrato, promesse a cui non è seguito nessun fatto concreto. Siamo arrivati a questa protesta proprio perché, se dopo 2 anni e mezzo ci convoca e ci promette i tavoli tecnici a noi non servono. A noi servono fatti concreti, perché c'è la crisi ed è una cosa, ma c'è anche l'insensibilità e la sordità di una intera amministrazione che non riesce a dare risposte concrete e soluzioni.